Buonasera o buongiorno a seconda di quando vedete questo video. Iniziamo con questo momento una prima serie di riflessioni molto semplici, però credo che possano essere stimolanti sulla liturgia. La liturgia, che è una parte importante della nostra vita di fede, e come viene espresso da un documento del Concilio, quello che tratta appunto della liturgia, cui nome latino è Sacrosanctum Concilium, secondo le prime due parole che iniziano questo testo, viene espressa in questo modo. Siamo al numero 2, leggo. La liturgia, infatti, mediante la quale, soprattutto nel divino sacrificio dell'Eucaristia, si attua l'opera della nostra redenzione, contribuisce in sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli altri il mistero di Cristo e l'autentica natura della vera Chiesa. In questi brevi versetti, come spesso accade, si tende a presentare la liturgia in una tensione tra il grado alto che questa azione della Chiesa vive e manifesta, e la non assolutezza della sua stessa azione. In altre parole, la liturgia, pur essendo un momento altissimo della vita della Chiesa, non esaurisce la vita della Chiesa. E quindi dobbiamo vedere queste brevi riflessioni come espressioni veramente importanti della nostra vita di credenti, ma non l'assoluto della nostra vita di credenti. Anche perché in fondo, se vogliamo riflettere con sincerità di fronte a quello che il Signore Gesù ci ha messo davanti, Gesù parla di fede. Solamente chi crede e sarà battezzato, ovviamente, riceverà la vita eterna, ma d'altra parte, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, da questo vi riconosceranno come miei discepoli. E alla fine della vita, come ci ricorda il Vangelo di Matteo, il capitolo 25, saranno dichiarati benedetti del Padre suo, dalle stesse parole di Gesù, coloro che avranno dato da mangiare chi aveva fame, che avranno dato da bere a chi aveva sete, insomma tutti coloro che avranno fatto queste opere di misericordia attraverso le quali saranno riconosciuti dal Signore stesso. Questo non toglie che la liturgia, come abbiamo detto, è una parte veramente importante della nostra vita di fede. Da questo punto di vista, il Concilio ha inaugurato alcune visioni nuove, del culto, soprattutto attraverso una parola chiave che vorrei esprimere, che è la partecipazione attiva. Questa è una specie di ritornello che torna spesso e che indica, attenzione, non l'attribuzione di ogni azione liturgica a tutti coloro che partecipano al rito, ma l'attribuzione dell'unica azione rituale a tutti i fedeli. Un esempio per spiegarsi. Stiamo partecipando alla celebrazione della messa, speriamo di poterla vivere prima possibile, e c'è la presentazione dei doni con la processione verso il sacerdote che li accoglie. Ecco, c'è chi fa qualcosa materialmente, dei fedeli portano i doni. Il sacerdote con alcuni ministri è lì che sta per accoglierli. Possiamo pensare anche a chi canta, sostenendo il canto dell'assemblea, ma nella visione liturgica vera tutti quanti partecipano al rito, sia che stiano facendo materialmente qualcosa, sia che stiano solamente contemplando, ma soprattutto lasciandosi trasportare dal rito, da questa partecipazione che ci viene richiesta. E questa visione della liturgia, che è tutto sommato nuova, invita a tenere presente, quando noi partecipiamo alle azioni liturgiche, soprattutto l'Eucaristia, ma anche gli altri sacramenti e altri gesti liturgici, che la vera partecipazione non è quella interiore.
lo stato d'animo con il quale noi partecipiamo alla liturgia è importante, ma la visione che ci viene proposta di vivere fino in fondo è una partecipazione proprio corporale, potremmo dire. È la partecipazione al rito che è fatto di cose, è fatto di gesti, che ci rende veramente partecipi alla celebrazione liturgica. E quindi ci fa uscire da una specie di intimismo che purtroppo alle volte viene scambiato per devozione e che ci impedisce di partecipare pienamente al rito liturgico. Questa visione non è solo della liturgia, ma corrisponde all'idea di rivelazione, cioè di comunicazione che Dio ha fatto nei nostri confronti. E come dice un altro documento importantissimo del Concilio sulla rivelazione, è la Dei Verbum, la parola di Dio, al numero 2 si afferma che Dio si è rivelato, cioè ha comunicato se stesso in parole e gesti, dove le parole spiegano i gesti e le azioni, i gesti, danno il contenuto delle parole. Allora, questo discorso noi lo ritroviamo nella liturgia, che è fatta appunto di parole e gesti profondamente connessi l'una con l'altra. Allora, tutto questo ci invita, a sottolineare alcuni aspetti, sono fondamentalmente tre che voglio richiamare come punti fondamentali della liturgia, qualunque essa sia. Il primo punto è che nella visione della Chiesa il soggetto che celebra è l'assemblea. Cioè siamo tutti noi. Come dice la scrittura, cito la lettera di San Pietro, dicendo, Pietro cita un passo dell'Esodo, ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Sacerdozio regale, cioè un sacerdozio che riguarda tutti. Sacerdozio che però non è, come dicevo prima, l'unica espressione vitale della Chiesa. Anzi, se vogliamo citare alcuni passi altrettanto importanti, e li prendo dalla lettera ai Romani, come potranno, dice Paolo, invocarlo senza aver prima creduto in lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? È la questione dell'annuncio, che al capitolo 12 invece diventa: vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Allora abbiamo qui quei i tre elementi sui quali poggia la vita della Chiesa: la fede che nasce dalla parola, la vita ordinaria che viene offerta a Dio come il sacrificio che Lui gradisce, una vita certamente secondo il Vangelo, e tra questi due punti fondamentali direi che di cerniera vi è la liturgia. La liturgia che è il culmine della vita di fede, ma al tempo stesso sostiene con la grazia e con la partecipazione corale ai gesti liturgici la nostra vita quotidiana, nel lavoro, nella famiglia, quello che è il nostro culto della vita vissuto attraverso il battesimo. Tutto questo perché, come ho detto prima, il soggetto della liturgia è la comunità dei battezzati e in qualche modo poi, in maniera eccezionale, può essere anche il singolo battezzato. È vero, tuttavia, che la comunità dei battezzati esprime la sua realtà piena quando vi è un ministro ordinato, in modo particolare il vescovo. Ma siamo nella linea di espressioni sempre più piene della stessa dimensione liturgica, che si esprime soprattutto nell'Eucaristia,
l'Eucaristia che ha la sua forma principale col vescovo, i suoi presbiteri e il popolo di Dio, ma dall'altra parte possiamo pensare, lo diremo nei prossimi giorni, come la forma più ordinaria e al tempo stesso più, come dire, significativa nell'ordinario della celebrazione eucaristica, è quella della comunità che ogni domenica si ritrova insieme per vivere la celebrazione eucaristica. In tutto questo c'è una presenza misteriosa, che è la presenza del Signore Gesù. E allora leggo un passo importante, è il capitolo settimo della Sacrosanctum Concilium. Per realizzare un'opera così grande, che è la redenzione, cioè la salvezza degli uomini, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, specialmente nelle azioni liturgiche. È presente nel sacrificio della messa, sia nella persona del ministro, egli che offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per il ministero dei sacerdoti, sia soprattutto sotto le specie eucaristiche. È presente con la sua potenza nei sacramenti, di modo che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza. È presente nella sua parola, già che è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente infine quando la Chiesa prega e salmeggia, lui che ha promesso, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questa presenza del Signore risorto che noi festeggiamo e viviamo in questo tempo pasquale è la presenza fondamentale di Cristo nella nostra vita, che è presente in noi, ma esprime in modo particolare la sua forza e la grazia dello Spirito che ci viene comunicata in queste dimensioni dell'azione liturgica. L'assemblea, dove due o tre sono riuniti nel nome di Cristo. L'annuncio della parola, quando la parola vivificante trasforma i nostri cuori e la nostra mente. Nelle celebrazioni sacramentali, dove agisce il Signore risorto attraverso i suoi ministri, donando lo Spirito, e in modo particolare in quella presenza che già è un anticipo della presenza finale del Regno dei Cieli, che è quel pane che diventa il Signore risorto che si vuole donare a ciascuno di noi, perché anche noi possiamo donarci agli uomini nel suo amore. Come ogni francescano, vi auguro pace e bene e al prossimo incontro. Laudate Domino, laudate.